Bene, continuiamo a parlare di Agate Bandate, che è un argomento che offre molti spunti. Questo è il terzo capitolo. Ecco, se ci mettiamo a fare un'analisi dettagliata del nodulo, possiamo usare le facies che abbiamo stabilito, S1, S2, S3, per mostrare la sequenza diciamo, di cristallizzazione e di riempimento della cavità. Quindi abbiamo visto che S1 è la facies trasparente, quella che ha i centri di colore, e che ha dei bruschi cambiamenti laterali di spessore. Vediamo da qui verso destra c'è un ingrossamento di questa porzione verde. S2 e S3 hanno spessori costanti perché abbiamo visto che sono più cristalline, non sono un gel, sono già solide, sono anidri e sono privi di colore, sono bianchi, e soprattutto S2 è proprio bianco, è il calcedone fibroso, ed S3 si distingue perché dà delle bande un po' tremolanti. Qui mi sembra che di S3 c'è solo una piccola banda a questa altezza qui, poi la banda successiva di calcedonio segue le ondulazioni del quarzo, quindi l'effetto tremolante si propaga un po' verso l'interno. Ecco, se vogliamo fare esattamente la stratigrafia come se fosse una roccia sedimentaria, potremmo usare queste facies per fare la stratigrafia del nodulo. Allora, la stratigrafia di questo nodulo sarebbe, all'inizio abbiamo il first chalcedony layer, che è in questo caso molto sottile e che fa un piccolo strato verde tutto intorno. Poi abbiamo tre sequenze S1 e S2. Vediamo che dove l'S1 è molto abbondante, l'S2 è piccolino. S1, S2, S1, S2. L'S2 in questo caso è abbastanza più grosso. Vediamo però che queste due righe bianche S2 si chiudono da questa parte. Quindi queste tre sequenze sono un po' da così. Bisogna cercare di prendere il lato più spesso come stratigrafia. Se ci sono degli stringimenti, degli strati, si prende la sequenza più completa possibile. Poi abbiamo una sequenza completa S1, S2, S3 che si trova qui all'inizio, che mi dà questo effetto tremolante che si propaga ancora. E poi abbiamo sette sequenze molto costanti S1, S2 senza quarzo, dove S1 è diciamo più limitato rispetto alle prime tre, e dove S2 è anche qui ha spessore costante, e le sette sequenze sono tutte molto uguali. Ecco, quindi già abbiamo capito una cosa, che rispetto a una sequenza di bande completa, come può essere questo, che abbiamo capito dal fatto che siamo in un sistema chiuso, che è diciamo la deposizione di un evento, è un po' problematico capire che mi rappresenta un lamina. Quindi, se questo pacco di lamine è una serie di eventi piccolini o un evento solo, o qual è il significato di questa banda bianca che si chiude, e tutte le volte che la sequenza non è completa, è più complicato. Quindi nella prima parte abbiamo una serie di S1 così che non sappiamo bene se attribuire a un evento piovoso, a un piccolo input di acqua o a qualche effetto interno al nodulo, mentre nella parte finale abbiamo una sequenza molto più chiara, dove c'è una sequenza completa e sette sequenze S1 e S2 è abbastanza normale. Proviamo ora un altro nodulo. Questo nodulo l'avevamo già analizzato per vedere i cambiamenti del colore. Questa volta gli facciamo la stratigrafia completa. Stratigrafia completa comincia con il first chalcedony layer, che qui c'è un po' di muschi su questo lato. Poi c'è il first chalcedony layer sarebbe la facies 1 delle agate. Poi abbiamo la facies 2A, cioè cominciano le bande, ci sono delle piccole emiagate. Qui sono molto piccole, non si vedono in questa figura, però
si vedono bene al microscopio, appoggiano direttamente sul First Cast Denny Layer, sono molto piccoline, si vede forse qui qualcuna di queste strutture fatta a emiagata, che abbiamo visto è la bassa nucleazione all'inizio della deposizione del calcedonio. Poi ci sono tre bande S1 e S2 bianche, poi ci sono nove bande S1 e S2 rosa marrone, poi ci sono tre sequenze S1 e S2 gialle. Poi abbiamo visto che cristallizza la goethite. Poi ricominciamo, ci sono sette sequenze bianche, che sono queste qua, tre sequenze viola, decisamente viola. E poi ci sono 30 sequenze di un colore un po' più chiaro, viola chiaro, più sull'azzurro. Poi c'è la deposizione del manganese. E per chiudere ci sono 7 sequenze S1 e S2 più o meno trasparenti. E l'ultima è una S3, cioè una piccola cristallizzazione di quarzo. In totale abbiamo 64 sequenze. Quindi, a parte la variazione del colore che dipende dai cromofori, quello che può dipendere, diciamo, dai cicli umido secco sono 64 sequenze. Qui non abbiamo il problema dell'F1 perché nelle laguna tutte le sequenze hanno almeno l'S2 e quindi più o meno il conteggio delle sequenze non dà problemi. Quindi 64 sequenze mi potrebbe supporre 64 cicli umido secco. Ecco, messa in un'altra maniera, questo è lo stesso nodulo, possiamo fare letteralmente una colonna stratigrafica dal First Chalcedony Layer al quarzo terminale. Quindi questa è la sequenza stratigrafica del nodulo. Quindi abbiamo trasformato una pietra bandata che è di difficile descrizione in un deposito sedimentario che può essere studiato e analizzato esattamente con i criteri della geologia classica. Ecco, proviamo un altro nodulo. Queste sono le tipiche agate Botswana, e le Botswana sono caratterizzate in genere da avere delle sequenze tutte molto simili e tutte con variazioni laterali molto importanti. Vediamo che le sequenze ne abbiamo contate 32, però sono molto raccorciate, molto ridotte in questa porzione, mentre se le contiamo nella parte più estesa, vediamo che hanno avuto degli ingrossamenti di spessore molto grandi. Ovviamente anche qui c'è il First Chalcedony Layer molto sottile sui bordi della cavità. Un altro nodulo viene da una località sudafricana. Abbiamo anche qui il First Chalcedony Layer, abbiamo contato 5 sequenze S1 e S2 nella parte all'inizio, poi ci sono due sequenze complete con S3 con un po' di quarzo che sono qua e che mi danno questa banda tremolante qui. Poi ci sono altre sei sequenze dopo il quarzo fino al centro e poi alla fine abbiamo una zona di calcedonio globulare, diciamo una sequenza S1 che non è completa perché il taglio in questo caso non ha raggiunto esattamente il centro del nodulo, quindi ci sarà una parte di agata che non vediamo in questa sezione. Proviamo un altro caso. Ecco, queste sono quelle che danno più problemi di tutti, quelle con molte bande molto fini. Questa è un'agata Lakers, l'agata del lago superiore, e vediamo che c'è un'alternanza di bande molto fini delle sequenze S1 e S2, quindi ne contiamo 30, sono finissime bande bianche. Poi c'è un grosso pacco di calcedonio globulare. Poi di nuovo ci sono 18 sequenze molto fine di S1 e S2 e poi abbiamo, diciamo, quattro sequenze S1 e S2 con una zona fibrosa molto abbondante. Tuttavia, questa zona fibrosa, se guardate in dettaglio, ha delle microzonazioni interne anche queste, quindi diciamo che
tutti questi pacchi di materiale bianco ha una struttura interna molto fine. Poi finisce in maniera più regolare con le ultime 10 bande S1 e S2. Tutto questo potrebbe essere anche interpretato come soli 5 cicli S1 e S2, dove però l'S2 è finemente bandato, oppure con questo numero molto grande di sequenze S1 e S2, dove c'è un'alternanza di S1 S2 e queste sono evidentemente, non è un'unica sequenza, sono la somma di varie sequenze S1. Ecco, questo succede nelle Allegre, succede in varie agate che sono caratterizzate da noduli in genere piccoli, di pochi centimetri, ed è vero che nei noduli piccoli si trovano le bande più fini, più regolari, anche perché è poca l'acqua che può entrare, quindi ogni input può dare una banda solo molto fine perché c'è una piccolissima quantità di silice. Quindi è possibile che nei noduli piccoli le bande siano effettivamente molto sottili. Quindi questa ipotesi, diciamo, cumulativa, non sono molto d'accordo, è più probabile che ci siano effettivamente delle sequenze molto fini. E ciononostante si vede chiaramente un'alternanza fra delle sequenze S1 e S2 e delle zone dove l'S2 è poco sviluppato, cioè del calcedonio è molto grande, per cui ci deve essere stato un cambiamento climatico importante. Ecco, prendiamo un altro nodulo, questo è una laguna, viene dal deposito di Agua Nueva, che è uno dei depositi nella zona delle lagune. Vediamo che c'è una porzione basale di muschi che hanno dato dei scivolamenti laterali in questo lato, infatti poi riorientiamo il nodulo. E la verticale è questa, abbiamo analizzato in dettaglio, ci sono delle strutture che mi dicono la verticalità e questi muschi sono scivolati sul pendio. Nella zona che è rimasta libera dai muschi si è formata un'agata e un'altra specie di agata qui, che però ha la stessa stratigrafia della prima porzione qua. Ecco, in questo caso abbiamo curiosamente tre cicli caratterizzati da tre colori diversi. Il primo ciclo sono 16 sequenze di agata bandata di un colore, diciamo, sul viola. Poi ci sono 14 cicli di agate sul color pesca, diciamo, salmone. E poi le ultime sono 27 se 7 sequenze, non cicli, 27 sequenze di bande più o meno bianche e col quarzo finale. Vediamo tra l'altro che questi tre cicli, quattro se consideriamo il First Chalcedony Layer come un ciclo, questi quattro cicli hanno alla base delle emiagate. Quindi il ciclo 3, che è questo salmone, ha delle piccole emiagate qui alla base. Il ciclo 4 di nuovo ha delle piccole emiagate qui alla base. Cosa mi possono indicare questi cicli? Beh, è tutto un po' da ipotizzare, però è chiaro che è successo qualcosa. Tanto più che la presenza di emiagate. Abbiamo visto che è un indice di inizio di poca nucleazione e il quarzo è un indice delle fasi finali con dilusione delle bande. Quindi questo pacco con un colore omogeneo deve avere un significato suo. Questo si ripete per questo pacco, che ha anche questo le emiagate alla base e finisce dove cominciano altre emiagate. E il secondo ciclo che possiamo dire che ha come base il First Chalcedony Layer. Quindi diciamo che a parte il First Chalcedony Layer abbiamo tre cicli. Allora, il colore va in diminuzione invece che in crescita, per cui diciamo che viene consumato più che essere un incompatibile, viene consumato il colore verso il centro. La possibilità che questi cicli mi indichino un ciclo annuale mi potrebbe
significare che le sequenze in realtà non sono dei cicli umido-secchi annuali, ma dei cicli dipendenti da un singolo evento piovoso. Siamo ancora nell'ipotesi, nel campo delle ipotesi, però è chiaro che ci sono in questa Agata ci sono 57 sequenze di bande. Potrebbero indicare 57 anni per la deposizione della zona bandata o semplicemente 3 anni in cui ci sono 16, 14, 27 eventi piovosi l'anno. Ho guardato le piovosità del deserto del Chihuahua e sono compatibili con questi valori dell'ordine dei 15-20 eventi piovosi l'anno. Quindi in una zona secca un rapido innalzamento del livello freatico può essere dovuto anche a una singola pioggia, pioggia torrenzia, che in una giornata di sole magari si ritira completamente. Quindi potremmo essere di fronte a un'agata che si è formata in soli 3 anni. Se invece ogni sequenza è un ciclo umido secco più complesso, più diciamo, annuale, allora queste ciclicità mi potrebbero rappresentare degli eventi particolarmente secchi che hanno provocato un essiccamento più importante. Ecco, questi sono discorsi un po' campati in aria, perché stiamo parlando su un campione che non abbiamo raccolto sul campo. Bisognerebbe ovviamente studiare in dettaglio il deposito e cercare di correlare diversi campioni. Fatto sta che il meccanismo di studio stratigrafico del campione senza dubbio mi può dare adito a uno studio molto approfondito del campione e potremmo avere delle informazioni anche molto importanti sulla paleoclimatologia del deposito, sulla idrodologia della zona e sulla storia dell'evoluzione di queste aghe. Quindi sarebbe molto bello poter raccogliere i campioni in situ, orientarli esattamente, collocarli a un livello stratigrafico e cercare di correlarli fra loro e vedere se si riesce a fare una specie di dendrocronologia delle agate. Quindi le metodologie della sedimentologia e della dendrocronologia potrebbero benissimo, con questo tipo di studi, essere applicate alle agate bandate. Ecco, sempre per entrare più in dettaglio nello studio della forma e della geometria delle bande, ho definito un concetto che è il centroide. Il centroide sarebbe il punto geometrico centrale di ogni banda. Quindi, se prendiamo il centro della cavità come questo punto, che sarebbe il punto più o meno equidistante dalle pareti della cavità, che si ricava geometricamente tracciando una serie di linee e trovando il punto centrale, posso ricostruire il centro di tutte le bande. Quindi, diciamo, se prendiamo alcune bande più importanti, vediamo che qui c'è una crescita su questo lato, poi c'è una crescita su questo lato superiore, poi la crescita viene da questi due lati finché diventa più o meno concentrica. Il centroide, cioè il centro della cavità in quel momento, quindi è una specie di centro fossile della cavità, si sposta. E si sposta in questa, che è un'agata bozzfana, che ha, vediamo, le bande ondulate, convolute e delle forti variazioni laterali di spessore delle bande. Quindi, se il centro della gravità è qui, il centro dell'agata finisce qua. Non tutte le agate hanno migrazione del centroide, per esempio le agate sedimentarie, che hanno una costanza molto forte dello spessore delle bande, hanno il centro che non si sposta da quel punto. Le laguna, nella maggior parte dei casi, hanno una certa costanza nel centroide. Quindi, la migrazione del centroide è un fenomeno che avviene in certe agate. Che cosa ci può dire? Beh, potrebbe darci qualche informazione sulla dinamica di crescita delle bande, cioè visualizziamo in questa maniera qualcosa che si vedeva già, che chiaramente ci sono delle zone di crescita asimmetriche, però possiamo visualizzare la migrazione del centro.
quindi possiamo ricostruire le fasi di crescita di quest'agata. Il centro della gravità comincia qui, si sposta perché nella prima fase, diciamo, la crescita è maggiormente concentrata su questo lato, poi vediamo che la crescita si concentra nella parte superiore, quindi il centroide scende, poi abbiamo una crescita simmetrica sui due lati, quindi il centroide si sposta di poco, però poi ricomincia a una crescita, diciamo, asimmetrica, soprattutto sulla parte sinistra, che mi sposta il centroide nel punto finale, che è al centro di questa ultima cavità, che poi si riempie in maniera simmetrica. Quindi abbiamo, diciamo, ricostruito la crescita di questa agata e l'abbiamo divisa in settori. Un settore, due settori, qui abbiamo quattro settori con delle crescite diverse. Questo è un tipo di approccio che ho usato per studiare molti, molti noduli e cercare di capire quali sono le dinamiche di crescita di questi noduli. Ecco, vorrei qui raccontarvi qual è una teoria molto, molto popolare, soprattutto in Germania, la teoria della auto-organizzazione. Cioè, ci sono degli studiosi tedeschi che prendono spunto da dei lavori importanti di Landmesser, che suppongono che le agate si formano per auto-organizzazione. Allora, di partenza vi dico che questa teoria non funziona. Ed è grazie all'analisi stratigrafica dettagliata che ho portato avanti su un numero molto grande di campioni che sono arrivato alla conclusione che questa teoria non sta in piedi. Questa teoria suppone che un unico processo spieghi tutta la geometria di un'agata. È nata in realtà per spiegare alcune agate bandate molto regolari, quindi un'agata di questo tipo, con delle bande molto fini e molto regolari, che vengono equiparati a degli anelli di Lisegang. E che suppone questa teoria? Suppone prima di tutto che il nodulo sia completamente riempito da gel, infatti gli anelli di Lisegang è una struttura che si forma per auto-organizzazione appunto in provette di gelatina. Poi suppone che le bande si formino tutte insieme, cioè questa gelatina è non bandata e tutto un tratto per un processo di diffusione interna della gelatina si creano queste onde sono soprattutto delle onde chimiche per diffusione di alcuni elementi e mi formano questa struttura ad anelli. Un elemento fondamentale di questa teoria è che il canale connettivo deforma le bande. Quindi ci sono delle deformazioni nelle bande e nel canale. Successivamente l'indurimento avverrebbe tutto insieme, quindi c'è diciamo, un indurimento come se fosse un polimero e questo è quello che abbiamo visto che succede nei diaspori. Ancora sono state usate degli altri processi chimici, le reazioni di Belousov-Zapotinsky, che danno delle strutture di questo tipo, sempre in gelatina, in provetta, e vediamo che sono molto simili a certe agate naturali. Ecco, vorrei dire che la similitudine di queste strutture è solamente geometrica. Evidentemente, se io creo degli accrescimenti su dei punti, creo delle strutture circolari. Il problema di questa teoria è che il volume di soluto che può stare in una soluzione è limitato. In casi proprio estremi possiamo contenere dal 10 al 20% di silice in soluzione, che quindi non mi può riempire completamente tutta la cavità di gelatina. Secondariamente, sappiamo per lo studio delle strutture interne delle bande che le bande non sono tutte uguali. Che c'è il calcedonio globulare, che è effettivamente un materiale di tipo gelatinoso prima del suo indurimento, però poi ci sono le bande S1 e S2 che sono cristalline, il calcedonio fibroso e il quarzo macrocristallino, e queste non sono affatto deformabili, sono rigide, cristalline, dure,
e non possiamo in nessun modo deformare uno, cioè l'S1, senza frammentare le altre. Quindi la deformazione delle bande è impossibile perché c'è un'alternanza di materiali a reologia diversa. Il canale, abbiamo visto, è una struttura relitta, non c'è nessuna deformazione e si forma per accumulazione di bande che vengono segate dal flusso, cioè dall'input di soluzione nuova, che quindi lascia aperto il canale e crea non deposizione in quel punto. E l'ultima cosa è che questa teoria non spiega né i muschi né le plume, cioè è una teoria molto bella utilizzata per studiare le bande, però non si sono mai presi la briga di ampliare questo concetto ad altri tipi di agate, ad altri tipi di quarzi microcristallini come i diaspri, le selci. Quindi, diciamo, nel modello che vi sto esponendo qui, ho messo insieme talmente tanti materiali che alla fine si riescono a spiegare con lo stesso concetto di alternanza stagionale di umido secco. Ci sono altre teorie in circolazione, alcune che suppongono alte temperature, e anche qui sono degli studiosi tedeschi, però sappiamo che le agate si formano a bassa temperatura perché ci sono moltissime agate all'interno di fossili, e in più perché lo stato di gel ad alta temperatura non è stabile, quindi una gelatina appena viene scaldata rompe il suo reticolo di polimero e torna liquido. Quindi nel nostro caso sappiamo che ci sono dei momenti di gelatina e quindi qualunque alta temperatura, in genere le temperature sono indotte dall'idea che le agate sono di origine vulcanica o sono un fenomeno post-vulcanico, però molto precoce. In realtà le agate si possono formare solo quando la lava è già fredda. Ecco qua, quando vediamo di analizzare in dettaglio perché non funziona quella teoria e diciamo che tipo di teoria è la nostra in alternativa. Cioè la teoria nostra è che le agate sono delle varve, cioè abbiamo spiegato che si formano banda a banda. Le varve sono un fenomeno naturale che si forma per accumulazione di piccoli strati, in un numero molto grande di eventi che si ripetono. Allora, il concetto di base che elimina la possibilità dell'auto-organizzazione è che non esiste la deformazione delle bande. Nonostante alcune strutture, alcune agate facciano pensare a deformazione perché ci sono delle bande convolute, sappiamo che in altri casi, per esempio quando ci sono i domini di cristallizzazione che implicano la presenza di una banda fibrosa, cristallina solida, o quando c'è semplicemente del quarzo, che non possiamo certamente deformare una geode riempita di cristalli di quarzo, quindi in questo caso la deformazione è impossibile. Abbiamo visto che esiste una deformazione perché abbiamo studiato le tre faces delle bande e abbiamo visto che questa faces, la S1, del calcedonio globulare, è effettivamente plastica, mentre queste due sono rigide. È plastica e in certi casi può dare modo a delle piccole rimobilizzazioni di materiale dalle bande concentriche alle bande orizzontali. In realtà sappiamo che la maggior parte di questo fenomeno avviene per sgocciolamento dall'alto, quindi per diluizione, quindi c'è un cambio di stato da un calcedonio globulare che è più o meno gelatinoso, quindi è comunque un colloide molto denso, a un colloide molto meno denso, diluito, che sgocciola e che ricristallizza sul fondo della cavità in maniera molto più cristallina. Abbiamo visto che le bande piano parallele sono poco colorate, quindi sono più costituite in maggior quantità di quarzo e di calcedonio fibroso. Quindi non c'è deformazione delle bande. Ancora, sempre per appoggiare le varve contro l'auto-organizzazione, non esiste deformazione del canale. Il canale è una struttura relitta e non deforma le bande.
In questo campione, per esempio, è chiarissimo che non c'è deformazione, perché sebbene queste bande possano sembrare piegate in qualche maniera, questa interruzione sarebbe impossibile, perché non si può piegare queste bande senza piegare questa. E lo stesso si può dire per quell'altro. Quindi anche qui, nonostante alcuni campioni facciano pensare che il canale si deforma e deforma le bande, non c'è nessuna deformazione. Il bordo del canale si comporta come un ripple lungo questa direzione, continua a entrare soluzione, a entrare dell'acqua, e quindi quest'acqua è più diluita e non permette deposizione di colloide in questa posizione. Quindi abbiamo una superficie erosiva per erosione chimica e le bande cominciano a formare solo sottocorrente. Quindi è una struttura relitta, che è la stessa struttura che può avere un canale fluviale o un ripple marino. Ecco, se fosse vera l'ipotesi dell'auto-organizzazione che mi dice che queste bande sono state piegate, in effetti sembrano piegate verso l'esterno. In effetti si dice che questo canale viene chiamato outflow channel o escape channel, cioè un canale per la fuga, per l'uscita di liquido da dentro verso fuori. Allora non vedo nessuna ragione per pensare che ci sia qualche liquido che viene espulso da dentro, quindi si deve creare una sovrappressione all'interno del nodulo per spingere qualcosa fuori, e con tanta forza da piegare e da deformare queste bande. Alcuni autori ancora hanno proposto che ci sia ebollizione, perché in certi casi hanno visto delle bollicine, delle sferuliti che potrebbero sembrare delle bolle nel calcedonio. Però, come abbiamo visto, le alte temperature sono incompatibili col gel, quindi se ci fosse ebollizione, le bande sparirebbero e ci sarebbe immediatamente diluzione e eventualmente formazione di bande orizzontali. In realtà nemmeno inflow channel è un termine corretto, perché è stato usato inflow channel perché mi dice che il canale è solo per entrare. In realtà il canale, una volta che esiste, serve nei due lati, comunica all'interno con l'esterno, quindi direi che il termine più corretto è che sia chiamato canale connettivo, cioè i fluidi entrano e escono a seconda dell'umidità esterna. Quindi la nostra teoria che abbiamo esposto fin qua mi dice che le agate sono varve. Che significa? Beh, le varve sono depositi sottili annuali e la costanza di queste varve dipende dalla ripetizione di fenomeni. La varva tipica nasce per definire questo tipo di depositi, che sono dei depositi di fanghi di origine glaciale sui fondi dei laghi. Il ghiaccio trasporta polveri in sospensione nell'aria, accumula queste polveri in tutta una stagione fredda e durante il disgelo lascia cadere queste polveri sul fondo del lago. Lago che tipicamente è un fondale che non ha rimaneggiamento, non ha moto ondoso, e quindi si conserva la più sottile delle varve. Ecco, lo studio delle varve è molto utile per ricostruire i tempi di deposizione, le velocità di deposizione e una serie di parametri anche chimici e petrografici dell'evoluzione del lago e del ghiacciaio. Le stesse varve possono essere di ghiaccio, quindi nelle calotte glaciali si estraggono carote dei ghiacciai e si studiano le varve di ghiaccio, però sono varve anche, un po' per esteso, gli anelli delle stalattiti, che mi dicono che c'è stata un'accumulazione di fenomeni ripetuti, anche se le stalattiti non sempre sono correlate col clima, però diciamo che più c'è acqua, più ci sono anelli. Gli anelli degli alberi, alla fine dei conti, sono delle varve e vengono studiate più o meno nella stessa maniera con una scienza che viene chiamata la dendrocronologia,
E ci sono altri minerali che fanno bande come la malachite bandata. In realtà, se compariamo la crescita di un'agata bandata con la crescita di un cristallo di quarzo qualsiasi, vediamo per esempio questo cristallo che ha dei fantasmi, sono dei fantasmi di clorite, tipici cristalli del Brasile, e questi fantasmi mi fanno capire che in realtà anche un cristallo è il risultato della sovrapposizione di sottili strati. E che dipende dalla quantità di acqua presente in circolazione, e questi sottili strati si accumulano in maniera costante e ripetuta come fossero, diciamo, delle valve. Quindi, se è la ripetizione di un fenomeno costantemente mi può dare un cristallo limpido di quarzo, non vedo perché non possiamo far crescere nella stessa maniera un nodulo di agata, quindi non ci vedo niente di strano che la regolarità delle bande dell'agata sia così perfetta. Che è, diciamo, il tema per cui questi ricercatori tedeschi hanno ipotizzato l'auto-organizzazione. Ecco, l'idea erronea della deformazione delle bande nasce da alcune agate che hanno le bande convolute. Un'agata fortificata, in nessun momento dà quest'idea, però abbiamo visto le agate di tipo Botswana, che hanno queste variazioni di spessore laterale molto importanti, fanno pensare che questo sia come una specie di, cioè dà un'idea di movimento. In questo caso abbiamo una presenza molto importante di bande S1 che mostrano le variazioni laterali di spessore, mentre le agate fortificate hanno un'alta cristallinità e dei livelli S2 più spessi. Quindi in queste agate con bande convolute abbiamo livelli S2 sottili. La struttura del first chalcedony layer condiziona anche in parte l'evoluzione delle bande successive, perché in questo caso, in un caso a bassa cristallinità, il first calcedony layer è lineare, mentre a maggiore cristallinità abbiamo un first calcedony layer più botroidale. Però in realtà, se i botroidi sono responsabili dell'inizio dei giunti fra domini di cristallizzazione, la cosa più importante è che l'alta cristallinità mi provoca difficoltà ad accettare delle curvature troppo strette. Quindi questi due tipi di agate si spiegano con maggiore o minore cristallinità e non c'è bisogno di indurre deformazioni secondarie. Allora vediamo da cosa dipendono le bande convolute. Beh, le convoluzioni dipendono da una serie di fattori. Prima di tutto dalla geometria della cavità: se la cavità ha dei picchi, poi anche le bande avranno dei picchi. Ecco, vediamo che la forma di questa cavità è responsabile di queste forme complesse delle bande. Poi lo spazio fra i muschi: se i muschi sono cresciuti con delle concrezioni di calcedonio importanti che entrano all'interno delle agate, allora all'interno della cavità, allora le bande di agata avranno delle convoluzioni che seguono in qualche maniera lo spazio lasciato libero. Un altro fattore è quello, per esempio, della presenza di stalattiti. Anche qui le stalattiti occupano uno spazio, sotto è occupato dai muschi, sopra è occupato dalle stalattiti, e l'agata si adatta con tutte queste convoluzioni, si adatta allo spazio lasciato libero. Ma un fattore molto importante, scusate, è l'interruzione delle bande. Abbiamo visto che l'interruzione delle bande sono quelle che danno accesso all'acqua dentro la cavità, però anche mi deformano la forma della cavità. Se qui abbiamo un'interruzione grande delle bande, allora vediamo che le bande sono obbligate, le bande a bassa cristallinità, sappiamo, perché hanno variazioni di spessore rapide, sono obbligate a, diciamo, a chiudersi in corrispondenza dell'interruzione delle bande.
Quindi queste bande qui, che sono abbastanza omogenee da questo lato, poi hanno questa variazione brusca di spessore in corrispondenza dell'interruzione. Ecco, vediamo qual è il ruolo dell'interruzione delle bande nella formazione delle bande convolute. Queste sono tutte Agate Botswana, e qui c'è alcune Agate Queensland. Vediamo che in tutti i casi abbiamo una grande interruzione delle bande e le bande hanno delle forme abbastanza convolute e comunque hanno degli stringimenti, cioè delle variazioni di spessore contro l'apertura. Ecco, e oltre un effetto collaterale delle interruzioni delle bande è la presenza di crescite localizzate. Cioè, se c'è un'interruzione delle bande che non mi permette di posizionare delle bande, per esempio in questo punto, o in questo punto, o in questo punto, avremo delle crescite localizzate che abbiamo segnato con queste frecce. Per esempio, in questo nodulo è molto evidente che è cresciuta questa porzione arancio su questa parete della cavità, mentre in tutto il resto della cavità non cresceva niente. In questo nodulo abbiamo avuto una crescita molto importante sul tetto, su questo lato e in questo sperone qua sotto. Ma anche, questo è un nodulo che abbiamo già visto in varie occasioni, possiamo avere una sorta di concrezioni che si adagiano, si appiccicano contro le pareti della cavità e lasciano queste interruzioni delle bande. Quindi l'interruzione delle bande è responsabile che poi ci siano delle crescite localizzate e che alla fine il riempimento della cavità sia obbligatoriamente condotto da delle bande con convoluzioni importanti. Ecco. Da cosa dipendono queste interruzioni? Abbiamo visto in alcuni esempi in cui la presenza di una frattura era responsabile di un'interruzione delle bande. Allora, se questo campione, proviamo a immaginare che si trovava in una roccia con numerose fratture, potremmo pensare che questa interruzione delle bande sia da imputare alla presenza di una frattura, questa interruzione alla presenza di un'altra frattura e queste due alla presenza di altre due fratture. Fra le fratture ci sono le crescite localizzate e in corrispondenza delle fratture ci sono le interruzioni delle bande. Quindi le crescite localizzate dipendono dall'interruzione delle bande e quindi dipendono dalla fessura della roccia madre. Questo può succedere quando l'essiccamento è rapido, cioè nei clima aridi, perché se c'è molta acqua queste variazioni non si manifestano. Ancora possiamo avere il caso di una frattura passante, ci sono dei noduli che crescono curiosamente dai due lati in maniera simmetrica, però lasciando delle aperture, delle interruzioni delle bande molto ampie sia da un lato che da quell'altro. Chiaro che individuare un nodulo con queste caratteristiche è una sorta di fortuna perché bisogna anche tagliare il nodulo nella maniera giusta e da fuori non si sa mai. Però guardando migliaia di noduli alla fine si trovano alcuni con queste strutture. In questi tre casi abbiamo che le aperture, le interruzioni delle bande sono simmetriche ai lati opposti della cavità e quindi potremmo imputarle a una frattura passante, cioè la frattura della roccia continua a destra e a sinistra, evidentemente dentro non esiste la frattura, però possiamo immaginare che passava per di qua. Quindi possiamo riassumere il caso delle fratture, cioè l'influenza delle fratture della roccia incassante, nel caso in cui la frattura sia laterale e sia responsabile di un ingresso importante di acqua che mi provoca diluizione, posso indurre per la frattura un'interruzione delle bande o un canale che mi diluisce le bande concentriche e mi provoca la deposizione di bande orizzontali nella parte inferiore e
bande concentriche solo nella parte superiore quando il canale è già inservibile. Ancora, una frattura passante può essere responsabile di questo pattern, o una frattura messa in maniera più laterale è responsabile di una crescita localizzata solo per questo lato. Una situazione più complessa può essere spiegata dalla somma di diverse fratture. In questa roccia, probabilmente due fratture incrociate, sono responsabili di queste tre crescite localizzate, della presenza di quattro interruzioni delle bande, eccetera. Quindi, in un clima arido con scarsezza di acqua, un buon drenaggio è fondamentale e può cambiare drasticamente la geometria delle bande. In un clima umido questo fattore diventa irrilevante, quindi questa influenza delle fratture della roccia incassante, che mi può cambiare radicalmente la geometria delle bande, è un fenomeno caratteristico di climi aridi. Bene, ci fermiamo qui perché ho visto che il video sta diventando un po' lungo e continueremo in un altro capitolo.